Nella sua residenza a Roma, al termine di una dolorosa malattia, è deceduto Monsignor Mansueto Bianchi, vescovo di Pistoia dal 4 novembre 2006 al 5 aprile 2014. Un arco di anni più che sufficiente per lasciare un ricordo duraturo nella comunità locale, guidata in periodi difficili di trasformazione, con l'esplodere, per limitarsi alla società civile, della crisi economica e, per le vicende della Chiesa, le dimissioni di Papa Benedetto XVI. È un gesto ecclesiale che lascia pensosi, lascia interdetti, colpisce tutti, ma non può che accrescere la stima verso la persona che lo compie e l'avvertenza del periodo storico, dell'importanza del periodo storico che stiamo vivendo. Nato a Lucca il 4 novembre 1949, Monsignor Mansueto Bianchi, laureato in teologia biblica alla Pontificia Università Gregoriana, venne ordinato presbitero il 29 giugno 1974. Parroco per 10 anni della Pieve di San Giovanni ad Argliano, ebbe molti incarichi legati alla formazione di sacerdoti, sino alla nomina il 18 marzo del 2000 da parte di Papa Giovanni Paolo II, vescovo di Volterra. Nel 2006, quindi, la nomina da parte di Papa Benedetto XVI a vescovo di Pistoia. È una sfida che accetto volentieri, ecco, perché la navigazione sotto costa non mi piace molto neanche a me. E d'altra parte, quando il Signore ha voluto pescare pesci seri, è uscito al largo, non è stato sotto costa. A Pistoia, tra i momenti indimenticabili del suo episcopato, l'attenzione alle travagliate vicende del mondo del lavoro, con le storiche messe celebrate, tra l'altro, negli stabilimenti di Mass e del call center Answer. Se in questi momenti una città non sa diventare famiglia, non sa diventare solidarietà attorno a chi soffre e a chi lotta, ma che città è? A me pare che in un momento come questo la città debba stringersi tutta in grande solidarietà attorno a voi, e voi dovete avvertirla questa vicinanza. Anni a Pistoia nei quali, sempre in primo piano nell'azione del vescovo Bianchi, è stata l'attenzione ai più fragili. E un esempio ne fu la visita al centro estivo di Massa dell'odierna Fondazione Mike. La bellezza della Madonna è la bellezza della creatura, è la bellezza della Chiesa e di ogni anima, di ciascuno di noi. Se non sei bella, te non è nessuno. Se non siamo belli noi, se non sono belli i discepoli di Gesù Cristo, non è bello nessuno. Belli non nel senso di Miss Versilia o Mister Versilia, ma belli nel senso dell'anima, della profondità della persona, quella bellezza che sul volto, nel sorriso, in quella manifestazione esterna del cuore che è il volto della persona. Un pastore per la Chiesa pistoiese che non ha mai avuto timore di scelte che potevano anche essere impopolari, come fu per la visita al campo nomadi del Brusiliano. Finché sono in una situazione di quel genere è difficile poter chiedere a una persona, a una famiglia, di tirare fuori quello che ha di meglio dentro di sé, di iniziare a camminare con le proprie gambe, perché non è possibile, perché il degrado è talmente forte. Tanti ricordi negli anni spesi a Pistoia lasciati tra chi l'ho conosciuto, e che più volte testimoniano tra le sue doti quella di una leggera e intelligente ironia. In uno degli eventi storici per la città accaduti durante il suo episcopato, l'inaugurazione del nuovo ospedale, al termine di una cerimonia particolarmente defatigante, ebbe a dirci, sorridendo: «Meno male che ne fanno uno nuovo ogni 500 anni, e ci piace ricordarlo anche per questo». Di una cosa però devo ringraziare l'intera diocesi di Pistoia, quella di avermi insegnato che la sofferenza e l'amore camminano insieme, come inseparabili compagni di strada.